Una fiamma al giorno, energie del 13 di aprile, scegliete la vostra variante, corallo, luna, ametista. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci l'energia del 13 di aprile per tutte le tre varianti. E qua c'è qualche cosa che comincia in amore, una svolta può finalmente manifestarsi, proprio perché si è cominciato un ciclo a partire, guardate che meraviglia, situazioni d'amore che si consolidano perché sono state sciolte le ultime resistenze. Si è creato quello che è l'equilibrio, l'armonia, e quindi anche le ultime situazioni di cui vi siete occupati sono state risolte. Ecco, stai nella verità di te stesso, non avere fretta, non aver paura, perché le cose si stanno manifestando ed è un'unione, un ritorno, un incontro. Vediamo un po' la luna. Ok, noi le prendiamo tutte e quattro. Ok. Qua ci sono delle situazioni che devono essere portate a termine. Vi viene richiesto di occuparvi concretamente di situazioni che possono essere molto materiali, ma che riguardano anche i sentimenti. Quindi c'è qualcosa che deve essere trasformato, portato a termine, completato ed equilibrato. Sì, quietate la mente, uscite da quelli che sono gli schemi, perché state creando il vostro mondo. Non vedetela come una situazione, diciamo, un fastidio, ma prendetela come un'opportunità di cambiare direzione, proprio andare partendo da quella situazione di conclusione, e infatti c'è qualcosa che parte di nuovo. Ricordiamoci che sono solo dei consigli che ogni sera gli angeli ci danno senza continuità da una sera all'altra, e quindi se non vi ritrovate, se vi ritrovate benissimo, ma se non vi ritrovate non c'è problema, sono solo dei consigli. Se non vi ritrovate, scorrete. Allora, qua ametista, la sacerdotessa, qua c'è qualcosa che deve essere compreso, ma soprattutto, ecco, qua mi stanno dicendo che c'è un maschile che vuole manifestarsi, ma ecco, il femminile sta comprendendo che c'è ancora qualcosa che deve essere trasformato. Probabilmente se un maschile sta tornando da voi, magari si propone, magari vi fa una proposta, ma non è completamente, diciamo, non ha messo a posto tutto ciò che doveva mettere a posto, ecco, non è ancora un ritorno definitivo, c'è ancora qualcosa che deve essere tagliato. State nella verità di voi stessi, perché solo questo, la sovranità, vi sbloccherà il cuore. Quindi ecco, non abbiate fretta, lasciate che il vostro maschile possa chiarire tutte le situazioni in sospeso e ovviamente creerete una svolta.